Ciao a tutti. Allora, oggi, che è il primo settembre, quindi inizio del mese di settembre, voglio iniziare, come vi avevo già anticipato, a parlare di cinema, in particolar modo del cinema di genere. Allora, inizierò con un film che è un film particolare perché è il penultimo film di Lucio Fulci, grande regista, praticamente che ha dato vita a tanti generi e sottogeneri. Lui è partito addirittura dal musicarello, passando per la commedia, ha realizzato anche film con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, ma soprattutto è ricordato negli anni Ottanta per il genere horror splatter, soprattutto la grande trilogia Paura nella città dei morti viventi, L'aldilà e poi Vivrai nel terrore e quella accanto al cimitero. Il film che vi voglio parlare è un film che io ho in videocassetta originale, si chiama Voci dal profondo, un film del 1991 che è considerato il penultimo, l'ultimo alle porte del silenzio del 1994, e che poi tragicamente che avvenne prima della morte, che avvenne nel 1995. Allora, la caratteristica di questo film è un film di horror, cioè sono tante scene splatter, però è anche un film molto intimista. Il protagonista è Duilio Del Prete, il primo Necchi del film Amici miei. E ha come coprotagonista Carina Huff, la Susanna di Sapore di Mare di Carlo Vanzina. Allora, qui interpreta Rosy. Praticamente c'è una storia in cui un padre muore e deve lasciare un'eredità, quindi una storia abbastanza semplice, ma dall'aldilà tornerà appunto, quindi ci saranno molte scene clou, soprattutto la scena della putrefazione in primo piano, quindi qui vediamo siamo proprio nell'horror più puro fulciano, e che porterà a far capire, insomma, attraverso queste voci le persone che sono contro Rosy. La cosa da dire è che il film scorre abbastanza bene. Io poi, ecco, ho potuto rivederlo attraverso, insomma, altre forme, perché purtroppo non ho più un supporto per dovrò recuperare per visionare videocassette, e sicuramente poi adesso, quando appena posso, voglio recuperarlo anche in DVD, che se non, sinceramente non so se esista. Questo è della Empire, che non so nemmeno se sia proprio l'originale, lo ammetto. Comunque, quindi diciamo che alla fine Fulci, forse anche perché tormentato dalla malattia che purtroppo l'aveva sconvolta anche mentalmente, che poi lo porterà all'interamente alla morte, qui tricamente fa una specie di no, una specie, un medico legale, perché lui, un po' come l'Alfred Hitchcock, faceva sempre dei camei nei suoi film. Ma il tema principale, che è la morte, appunto, Voci dal profondo, che è la morte, poi torna tanto in Fulci, cioè nel Fulci ultimo periodo, diciamo dalla seconda metà degli anni Ottanta, ma già si potrebbe dire con la trilogia della morte, proprio chiamata così, che la, appunto, come ho detto, Paura nella città dei morti viventi, L'aldilà e Tu vivrai nel terrore, e quella villa accanto al cimitero, e la morte intesa però come connesso anche a tutto ciò che è relativo ad essa, quindi l'aldilà, la putrefazione, anche un'eventuale ipotetica risurrezione, la metto fra parentesi. Che in pratica, ecco, pone anche a un qualcosa di horror spirituale, più intimista. Chiaramente, Fulci è stato falcidiato, ingiustamente falcidiato dalla critica, e
E poi adesso ci sarà oggi, ho iniziato con questo video, ma una prossima volta vi porterò un libro che ho recuperato, ci sarà appunto quando riparlerò di Fulci, un libro, un grandissimo libro che ho avuto in pratica, mi è stato, cioè ho acquistato, mi è stato, ho acquistato in una mostra che era stata fatta al cinema Trevi di Roma, che purtroppo dove venivano proiettate tante pellicole, ho visto molte pellicole originali di non solo di Fulci ma di altri autori del cinema di genere. E quindi ecco, se a voi fa piacere fatemi sapere, oggi ho voluto appunto spaziare, sicuramente forse sarà una data fissa, adesso penso ogni primo del mese vi parlerò di un film. Ho pensato questo perché non sono andato chiaramente a prendere i soliti film di Argento, Bava, che sono forse più conosciuti, ma vorrò parlarvi di film più particolari che non, chiaramente anche questo ho visto già, insomma, su YouTube è stato recensito, ma di film che sono dal pubblico meno conosciuti dei soliti, appunto, ecco, faccio un esempio, Profondo Rosso, o adesso mi viene in mente queste, o la con lei c'è cioè la Suspiria, adesso parlo, mi vengono titoli argentei per dire come famosi, ma anche lo stesso Fulci, appunto già la trilogia è molto più famosa. Niente, fatemi sapere cosa ne pensate, ripeto, questo è un film che per chi è amante dell'horror puro, dello splatter, veramente di scene forti, ma anche di una bella storia, perché poi alla fine è un bel film. E qui fa capire veramente che Fulci era un grande, grande regista, forse non ricordato e forse non capito tutto. Per alcuni versi, anzi, senza, l'ho molto preferito rispetto a Dario Argento, anche se Argento ha fatto dei capolavori, però Fulci, secondo me, ha avuto più coraggio rispetto allo stesso Argento. Va bene, un caro saluto e vi auguro un buon sabato. Ciao a tutti.